presento, sono Stefano Poggi e sono di Vicenza e quindi ho l'obbligo e il piacere di presentare un po' la serata e introdurre e anche poi di moderare e garantire il doveroso rispetto dei tempi degli interventi. Chi siamo e cosa vogliamo? Io farò una brevissima introduzione su questo. Il documento, che ci sono anche alcune copie ridotte nell'ingresso, diciamo così, sul tavolo, se non l'avete letto, se volete approfondire, che è un manifesto, diciamo un documento per un populismo democratico, nasce da un'esigenza di queste sei persone, me compreso, che sono qua, che poi si presenteranno via via, ma sono Paolo, Michelangela, Samuele, Tommaso e Stefano, da diciamo percorsi diversi, percorsi che non si erano neanche intersecati prima nella vita reale, sono nati forse in modo prima virtuale e poi reale. È un'esigenza di dire che la gente comune e l'esigenza della gente comune non possono essere lasciati a delle forze reazionarie e conservatrici ed essere rigirate contro il popolo e la gente comune stessa. Il documento l'abbiamo pubblicato pochi giorni dopo la vittoria di Trump, proprio per questo, perché sentivamo l'esigenza di dire che non è che Trump avesse vinto perché la gente è ignorante o la gente è stupida, ma perché le esigenze della gente non sono state più interpretate e ha finito per interpretarle un magnate milionario e anche insomma, un po' particolare, diciamo così, da certi punti di vista. Il documento poi verrà presentato abbastanza brevemente da Samuele, quindi io non mi dilungo oltre. Dico solo altre due cose su Senso Comune, che è un po' l'organizzatore della serata. Senso Comune non vuole essere, non è e non vuole essere né un movimento né un partito. È un gruppo di persone che condividono un'esigenza, che è quella di dire che la politica non può essere ristretta alle oligarchie, alle classi dirigenti, ma deve essere aperta alla gente e deve essere fatta dalla gente. E poi questo ovviamente è articolato in modo molto più sofisticato nel documento di quello che dico io. E per questo abbiamo lanciato il documento prima e adesso stiamo facendo un tour di presentazioni che a dicembre è già stato a Pistoia e a Cuneo e sarà nei prossimi mesi in altre zone d'Italia. Per presentare il documento, soprattutto per discuterlo, perché il documento che è stato elaborato da noi non vuole essere una professione di fede o una nuova Bibbia, ma vuole essere una cosa su cui discutere, su cui costruire sopra e su cui vedere i punti di forza e i punti di debolezza. Oltre a questo giro d'Italia, diciamo, stiamo portando avanti altre cose che potete seguire sulla nostra pagina Facebook, che è ovviamente Senso Comune, oppure sul nostro sito, che è www.senso-comune.it. E cosa facciamo stasera? E qua concludo la mia breve introduzione. Noi siamo qua da una parte per presentare queste cose, dall'altra per discutere con voi, con persone che sono sia diciamo di Vicenza che di fuori, che sono venute da fuori, di quello che abbiamo scritto e di quello che abbiamo proposto. Quindi noi quello che vi chiediamo questa sera sono due contributi, un contributo sui temi, diciamo, sulle cose che abbiamo presentato e che abbiamo proposto, e un contributo sui modi, cioè il percorso che noi stiamo seguendo, che appunto non è un percorso partitico, non è un percorso elettorale, non è un percorso istituzionale, proseguirà nei prossimi mesi, sarà portato in altri territori, in quelli che più possiamo, essendo tutti occupati in una maniera o nell'altra in Italia. E alla fine di questo giro noi vorremmo riproporre un altro momento, in questo caso sì, di assemblea, per decidere cosa fare. Ma anche nel frattempo noi vorremmo capire cosa si può fare per portare avanti le cose che abbiamo scritto nel manifesto. Perché ci rendiamo conto che scrivendo un manifesto, e qua prevengo qualche critica probabilmente, scrivendo un manifesto così elaborato, alla fine noi ci limitiamo a parlare a una fascia stretta molto stretta di società, che è esattamente il contrario di quello che vogliamo e dobbiamo fare in un certo senso. E detto questo, vi ringrazio ancora e lascio la parola a Samuele.